dove la trovi? Rita Crisorio. No, no. Buona giornata. Vuoi l'azzeramento totale? Ha cambiato nel canale. Senti, allora, vado di meglio, tanto di. No, tieni che te do il resto. Sì. Quella mangia con l'altra. Signori, buongiorno, buongiorno. È grande, eh? Ciao Rosanna, buongiorno. Buongiorno. Oh no. Brava, piacere. Buongiorno. Buongiorno, ci prete. Salendo. Ti aspetti a poi. Buongiorno. Che bello onore. Passare davanti. Buongiorno. Sto dicendo a te. Buongiorno. Siamo onorati. Buongiorno a tutti. Buongiorno, mi fa piacere salutare e accogliere tutti voi in questo luogo particolarmente significativo, non soltanto per i devoti di Santa Rita, ma per tutta la Chiesa che guarda a Santa Rita come a un esempio di vita cristiana. Secondo la tradizione, questa donna di Roccaporena saliva qui in punta alla collina per raccogliersi in preghiera. E allora noi pensiamo a tutti i pellegrini che nel corso dell'anno vengono qui e si uniscono idealmente alla preghiera di Santa Rita per affidarle tutte le intenzioni che portano nel cuore e perché lei le presenti al Signore. Per questa ragione abbiamo voluto adattare e riformare questo luogo di culto e di preghiera per dargli la dignità necessaria e perché anche la salita fino qui possa aiutare ogni pellegrino ad entrare in un atteggiamento di raccoglimento, di ascolto, di silenzio, perché guardare a Santa Rita è necessariamente per tutti una scuola di vita cristiana. E noi sappiamo che Dio parla nel silenzio. Se noi siamo capaci di coltivare dentro di noi questo clima e questo atteggiamento, allora sarà più facile mettersi in sintonia con quanto il Signore ci vuole dire. Per questo abbiamo deciso in questa giornata di invocare la benedizione di Dio sul restauro dello scoglio della preghiera, che come avete potuto vedere è stato ripulito, risistemato, protetto da una vetrata perché possa conservare e custodire la sua bellezza originaria. E questa statua di Santa Rita che qui
in cima alla collina, accoglie tutti i suoi devoti, quanti vengono qui a deporre nelle sue mani la loro preghiera e la loro supplica. Invochiamo allora la benedizione di Dio su questi luoghi, ma pensiamo particolarmente a tutti coloro che vengono qui e dunque chiediamo la benedizione per tutti voi, per le vostre famiglie, per tutte quelle intenzioni che portate nel cuore. Mi piace in questo momento anche salutare il signor sindaco di Cascia che ci onora della sua presenza e del sostegno e dell'amicizia per tutte le opere di Rocca Porena. Ringrazio poi in particolare tutti coloro che hanno prestato la loro opera materiale per questa realizzazione, a cominciare dai fabbri che hanno preparato questa cancellata e la custodia dello scoglio e poi agli operai che hanno con maestria costruito le nuove strutture, a tutti coloro che in modi diversi hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questa bella opera. Santa Rita ottenga per tutti la benedizione del Signore e sia il segno e la presenza anche della gratitudine di tutti i devoti che vengono qui e pregano e invocano la sua protezione e la sua intercessione. È un buon segno, come se fosse una campana forse. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Ti benediciamo, Padre Santo. Nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato nel mondo come Salvatore e primogenito tra molti fratelli il tuo Verbo eterno, fatto uomo nel grembo della Vergine Maria, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo venera bambino, e in lui, piccolo e fragile, adora il Dio Onnipotente. Contemplando il suo volto, scorge la tua bontà. Ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, si riempie della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, si accende nel fuoco dello Spirito, effuso sui nuovi figli. Guardando il suo corpo piagato, venera quel sangue prezioso che la rende pura e santa. Esaltando per la sua risurrezione, pregusta la gioia delle nozze eterne. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa immagine di Santa Rita di Rocca Porena, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno rispecchino finalmente quella dell'uomo celeste. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce nella nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.
giuro, no, questi non lo so. Thank you.
Grazie.